pausa pranzo della seconda giornata del Comitato Nazionale di Radicali Italiani. Siamo in compagnia di Walter Vecellio, direttore di Notizie Radicali, e che lo sappia uno anche dei frequentatori delle cosiddette riunioni delle 12, in cui in qualche modo c'è una specie di riunione permanente questi giorni, ci si vede, si parla un po' della situazione generale del movimento. E volevo chiedere a lui ovviamente una nota introduttiva, tra virgolette, di quello che era un pochino lo stimolo iniziale di questo comitato, che era la dichiarazione di Angelo Bandinelli, che è poi riportata dall'articolo sul Garantista, in cui parlava di chiusura di Radicali Italiani e poi anche della Galassia. Volevo sapere un pochino cosa ne pensasse. Io, se posso fare un preambolo, è che queste riunioni, lo dico per quelli che possono ascoltare, che non è necessario che sappiano, sono riunioni aperte a cui possono praticamente partecipare tutti coloro che in quel giorno, in quell'ora si trovano a poter essere nella sede di Torre Argentina. Sì, ormai credo che vadano avanti da un mese più o meno, una consuetudine che si è consolidata: verso mezzogiorno ci si trova e si parla in libertà. Poi si cerca anche di incardinare qualcosa man mano che le contingenze premono. Quindi non sono riunioni segrete dove si decide, sono incontri. Ecco, hanno fissato per mezzogiorno, quell'ora per quel che mi riguarda non è tra le più agevoli perché lavoro, e quindi quando posso partecipo, ecco. Non le ho seguite tutte. E ero però presente quando Angelo, è stata però una riunione forse di direzione, non una di queste riunioni delle 12, quando Bandinelli ha proposto, un po' a sorpresa, di per lì siamo rimasti una piccola scossa, ecco. Dice: ai lavori del Comitato di Radicali Italiani proporrò formalmente un documento dove, appunto, lo scioglimento di Radicali Italiani, anche qualcuno, non so, la stessa Rita Bernardini, ma solo di Radicali Italiani o proprio tutti i partiti? Dice: no, Radicali Italiani, ma anche tutti gli altri, non esiste, cioè non ce l'ho, tra virgolette, con Radicali Italiani, è proprio tutta la cosa radicale che rischia di essere la foglia di fico, l'alibi per un regime che ormai è riuscito a omogeneizzare tutto, a inglobare tutto, e quando ci sono delle cose da fare si può permettere al limite perfino di dire: ma stiamo tranquilli perché tanto poi ci sono i radicali che le faranno queste cose. Adesso il suo intervento poi su sollecitazione di Maurizio Turco dice: ma questa cosa, insomma, cerchiamo di sostanziarla, nel senso che uno la può condividere o meno, ma cerchiamo di renderlo un dato politico di consapevolezza, poi con altrettanta consapevolezza la si accoglie e la si respinge. E facciamone oggetto di dibattito, di discussione, di riflessione, e tra le varie cose l'elaborazione di un articolo che poi è quello che è stato pubblicato sul Garantista prima, e poi il Garantista, ai noi, avendo una diffusione non eccezionale, perché credo che a Milano non si trovi, per esempio, l'abbiamo riprodotta su Notizie Radicali, sui siti, per dargli maggiore evidenza. Forse ho riassunto male il testo di Bandinelli, per questo ho citato i luoghi dove l'interessato eventualmente può andarlo a leggere nella sua integrità e farsene un'opinione, come giusto che sia. Per come l'ho accolto? Allora, ci potevano essere varie chiavi di lettura. Bandinelli è stanco, rassegnato, attraverso una fase così, ecco, sgomberiamo questo terreno, sarebbe un'offesa a Bandinelli, che non merita nel modo più assoluto. Bandinelli ha posto una questione precisa, necessaria, e che merita di essere dibattuta come è stata dibattuta. Forse non siamo stati noi dibattenti, non lo so, comunque noi che l'abbiamo dibattuta e stiamo dibattendola, forse non siamo all'altezza della riflessione che Bandinelli stesso ci ha proposto, quindi ancora forse dobbiamo fare ulteriore lavoro di scavo, sia che si sia d'accordo sia che invece si sia in dissenso. Io posso convenire sul tipo di analisi, non credo di convenire sulla tempistica, quantomeno. A un certo punto c'è una frase che Bandinelli ha un po' il sapore sciosciano, sta in un romanzo
di Sciascia, l'investigatore del Cavaliere la Morte, mi pare, quando la speranza è l'ultima a morire, morire è l'ultima speranza, e lui dice c'è un momento in cui morire diventa un momento. Io non credo che sia il momento, poi capiterà un momento, però per adesso non credo che sia questo il momento. Credo che però sia il momento di darci una scossa, di darci un auto-elettroshock, di ragionare, e anche qui credo, perché poi in un testo ognuno trova le cose che vuole trovare, che sa trovare, non è detto che è dello stesso. Cioè, se c'è qualcuno che adesso descrive te e me, un signore con un microfono e un altro che parla, però un altro che guarda sicuramente poi racconta la stessa scena che ha visto il primo signore in un modo diverso, e se uno, siamo sempre noi due, uno con un microfono e uno che ce l'ha davanti. Detto questo, dicevo, quello che mi sembrava di aver colto nell'essenza del testo di Bandinelli è una sollecitazione a guardarci un po' anche a noi stessi, a noi dentro, e a chiederci se effettivamente, al di là della dichiarata convinzione e analisi di un regime, che è quello che noi descriviamo a partire da quel testo che si chiama Il Libro Giallo, ma che poi abbiamo ulteriormente affinato, se ci crediamo effettivamente, se riteniamo che il baricentro dell'iniziativa radicale debba ruotare su due perni, uno giustizia, l'altro diritto alla conoscenza, diritto a essere conosciuti, o se invece anche tra noi interessa altro e altri sono gli interessi, e cosa legittima, però insomma ragionare su quello che si dice e poi anche su quello che si fa, e sul divorzio che c'è spesso in una parte della classe dirigente. E io sono convinto che questa operazione di chiarimento, di chiarificazione sia necessaria, perché sono almeno un paio d'anni che c'è come una sorta di obiezione di coscienza, come si chiama quella cosa dei gesuiti per cui giuro fedeltà però c'è una riserva mentale, insomma, ecco, c'è una riserva mentale che non è neanche tanto occulta, trova le sue forme di appalesamento, e quindi può darsi che abbiano ragione loro, può darsi che non abbiano ragione loro, quando dico loro, quelli che io credo abbiano questa riserva mentale, però un momento di chiarezza e di sintesi del punto in cui siamo forse ci deve essere, perché io credo che ci siano tanti compagni che in buona o meno buona fede sono convinti che sia necessario fare altro da quello che ci può essere scritto nelle mozioni. Dunque, quello che tu hai descritto era soprattutto la parte, diciamo, in cui dicevi l'attenzione alla giustizia e al diritto alla conoscenza, diciamo, come temi principali, era un po' la linea quella suggerita, proposta e sostenuta da Marco Pannella, insomma, dai dirigenti che sono più vicini e sono a lui. Il fatto che poco fa Marco Pannella abbia fatto un intervento in cui in qualche modo adombrava, ma neanche tanto, la possibilità di invertire un po' la tendenza, cioè quella di, nel caso capitino elezioni, partecipare con il tema di base, questo qui appunto sul, che è anche stato oggetto del suo intervento, far conoscere la sorte del presidente Napolitano, che è stato ignorato nel suo discorso alle Camere, le comunicazione istituzionale che fa, il messaggio alle Camere che c'è stato sulle carceri. Ecco, questa è un po' un'inversione di tendenza, nel senso che la non partecipazione era sempre stata una cosa molto, a qualsiasi tipo di consultazione elettorale, insomma, era stata un pochino la cosa su cui peraltro anche all'interno del gruppo dirigente c'erano sorte dei dissidi, cioè, anche per quanto riguarda la partecipazione di alcuni radicali alle amministrative, ce li ricordiamo, insomma, ci abbiamo alcuni consiglieri, che cosa che lì per lì non era stata molto gradita. Invece oggi abbiamo sentito Marco Pannella che possibilista su questo, ecco, tu che cosa pensi? Permettimi di contraddirti e poi contraddicimi mentre ti contraddico, nel senso che cerco di rimettere un po' le tasse in ordine. Allora, sgomberiamo il terreno, noi non siamo mai stati extra parlamentari. Io ricordo, ma fin dagli anni 60, presenze radicali nelle istituzioni. Noi siamo il partito istituzionale per eccellenza.
Poi di volta in volta si decideva se era più opportuno, più necessario, più utile, in una lista, per esempio con lo PSUP, mi ricordo, oppure una lista con i socialisti, oppure da soli, al comune, oppure alla regione, oppure al Parlamento. Però la presenza radicale, i radicali alle istituzioni ci credono, punto. Quindi non siamo extra parlamentari, lo siamo stati e lo siamo in qualche misura e per qualche ragione che è anche indipendente dalla nostra volontà. Però noi nel 1975 abbiamo presentato delle liste, il Parlamento ci siamo andati e via dicendo. Quindi per dire che la democrazia parlamentare non viene rigettata in nome di non so quale altro modulo di democrazia partecipativa. Abbiamo ritenuto spesso di non dover partecipare con le liste intitolate Partito Radicale, Transnazionale, non violente. Però ci siamo presentati con la rosa nel pugno, alleanza con i socialisti, abbiamo fatto le liste Amnistia, Giustizia e Libertà. Poi, anche per quel che riguarda gli enti locali, quelli che una volta si chiamavano enti locali, in alcune determinate specifiche elezioni dove veniva individuato un significato particolare, Trieste, Napoli, Catania, c'è stata una presenza radicale. Dicevo al comune perché si sono ribaltati degli equilibri. A Trieste era il tempo del trattato di Osimo, a Napoli c'era... Si è poi prefigurato un altro tipo di giunta rispetto alle giunte tradizionali, la stessa cosa a Catania, feudi tradizionalmente all'epoca della Democrazia Cristiana. E poi a cascata, come ricordavi tu, altri tipi di avventure elettorali in Basilicata, in Abruzzo, a Pistoia. Abbiamo contestato, o almeno io per quel che mi riguarda, parlo al singolare adesso, contesto alcune modalità di partecipazione che non sono state oggetto di discussione, di confronto e di dibattito, ma ce le siamo trovate fatte all'oscuro. Non siamo stati messi a conoscenza 5 minuti prima, ma siamo stati 5 minuti dopo. È accaduto a Roma, è accaduto a Torino, acqua passata, è andata così. Però non mi pare che siano poi esperienze particolarmente pregnanti. Adesso può darsi che io abbia difetti di informazioni, ma insomma fanno un ottimo lavoro, ma non è il lavoro che fondamentalmente mi interessa. Però al di là di questo, Pannella questa volta propone che fin da adesso, quando nessuno apparentemente pensa a elezioni anticipate, perché prima c'è il Presidente della Repubblica, poi c'è l'elezione, bisogna nuova legge elettorale, insomma. Però può darsi che Matteo Renzi deciderà di giocare lo scioglimento delle Camere e trovi il prossimo Presidente della Repubblica disponibile come primo atto del suo mandato a sciogliere subito il Parlamento, che effettivamente non rappresenta probabilmente più neanche gli equilibri esistenti nel Paese. Dicevo, nel caso in cui già fin da adesso fissare che ci sarà una presenza radicale alle elezioni, poi le forme e le connotazioni formali lo vedremo a seconda anche di una convenienza, perché se ti presenti è chiaro che vuoi essere eletto o almeno lavori per esserlo, non è un'azione kamikaze, con all'insegna come programma appunto il messaggio che il Presidente della Repubblica ex ormai, Giorgio Napolitano, ha inteso dare al Parlamento ed era il suo primo e unico messaggio dato a norma di Costituzione alle Camere, messaggio che recepiva in toto l'analisi radicale sulla giustizia, non solo sulle carceri, e che il Parlamento ha lasciato bellamente cadere. Qui c'è una precisa, documentata e documentabile responsabilità del signor Presidente del Senato, della signora Presidente della Camera, di tutti i gruppi parlamentari uniti, perché non ce n'è nessuno che in una conferenza di capigruppo abbia detto beh ragazzi, ma qui c'è un testo, dobbiamo quantomeno, e anche dei singoli parlamentari che lì dentro non hanno fatto nulla per corrispondere
magari respingendolo, perché potevano benissimo rispedirlo al mittente, il messaggio che il Presidente della Repubblica, questo è un'onta che rimane nel Parlamento come storia delle istituzioni e la loro correttezza. Quindi una presenza radicale che sia l'insegna di quel documento, che rimane una grande conquista radicale, che si possa dire dal punto di vista non solo teorico, ma proprio dal punto di vista del è una grande conquista. Così come, se vogliamo chiudere il cerchio, è una grande conquista quella telefonata di Papa Francesco a Pannella, sia coraggioso, ed era la sintesi da una parte di Pietro e dall'altra di Cesare, che convergono tutte e due sull'analisi radicale, se mi consenti, alla faccia di quanti sostengono che si tratta di qualcosa di marginale, di poco importante, dati i tempi che viviamo, e invece c'ha una valenza e c'ha una corposità che poi anche coloro che si tappano gli occhi e si mettono le fette di salame davanti, un giorno ne prenderanno cognizione. Ho capito. È importante anche, diciamo, l'escursus storico che hai fatto. Ho capito, penso, è anche impegnativo per me, perché poi magari vorrebbe anche essere un esercizio di presunzione, per carità. Quindi a questo punto, insomma, saremmo pronti perlomeno ad un dibattito che potrebbe essere anche elettorale. Ma scusa, io non dico di essere d'accordo, io probabilmente, se in questa stanza ci sono 10 compagni, io sono in dissenso 11 volte. Quindi, tanto perché, e loro sono in dissenso con me, naturalmente. Però se c'è una cosa che non riesco, veramente fatico a capire, quando dice rivendichiamo degli spazi di discussione e di riflessione, ma viva Dio, c'è tutto dove abbiamo spazi nel web dove basta che uno scusa l'interferenza, basta che uno si attacca a un computer, scrive un testo, lo manda e tutta la comunità radicale ha la possibilità di leggere quel testo, di riflettere e dire bravo, bene, giusto, sbagliato. Le nostre riunioni, tu adesso sei qui a metà di una pausa del comitato, ma non è che ci sono solo i componenti del comitato, qui può venire chiunque si trova in questo momento a Roma libero, assistere, guardare, farsi un'idea. Non lo può fare? Si mette gli auricolari, ascolta Radio Radicale, i lavori vengono trasmessi in diretta. Cioè, questa non voglio dire che sia una casa di vetro, però qui se uno apre la porta e viene 6 giorni la settimana continuativi, il 7° giorno si trova dirigente. E allora qui francamente capisco, cioè non riesco a capire, cioè, finalmente discutiamo. Era una riflessione, figurati, non è che personalizzavo, vedi che mi esprimo, faccio fatica. Però una riflessione, ma è già cominciata, continuerà, ci sarà anche il giorno dopo le elezioni, ma dovevamo partecipare, non dovevamo partecipare, chi, come, dove, quando. Quindi questa è veramente una prateria dove ognuno riesce a galoppare come meglio crede, meglio sa. Perfetto, speriamo ovviamente che si incrementino non solo in termini di iscrizione, ma anche in termini di presenze e di contributi, appunto le persone, si incrementi il numero delle persone che possano portare contributi. Qualcuno ha lamentato in questo comitato un po' una carenza di partecipazione, una scarsa compartecipazione. Tu che ne pensi? Io penso questo, che innanzitutto forse è un problema che ci dobbiamo porre. Molti componenti del comitato non hanno la fortuna come me di vivere a Roma, che è già più facile. Se vivono a Torino, vivono a Milano, vivono a Trieste o a Catanzaro, non lo so, immagino che debbano sostenere delle spese di viaggio, ma anche di permanenza. Si possono accontentare di dormire in una branda che mette a disposizione un compagno romano, però un piatto di pasta asciutta una volta al giorno se lo dovranno pagare. Quindi quantomeno computare quel tipo di spese sotto la voce contributo alla cosa radicale, questo mi parerebbe ragionevole, cioè non ti rimborso di nulla, però tengo presente alla fine dell'anno che tu mi hai dato i soldi della tessera più quel contributo di spese e almeno c'ho un riconoscimento, diciamo, formale. Però, e capisco che ci possono essere delle difficoltà materiali, per cui,
però l'essere o meno presenti poi dipende da ognuno di noi, perché insomma immagino che tu possa testimoniarlo per primo, la porta non è mai chiusa qui, quindi possono venire tutti i compagni e tutte le compagne che vogliono. Poi uno potrà ascoltarli, non ascoltarli, condividere, non condividere, essere ascoltato da loro o non essere ascoltato. Però io non ho mai visto nessuno che veniva accompagnato alla porta, vieni, tu non puoi andare, non puoi stare qui, vattene via. Quindi se c'è una mancata partecipazione, interroghiamoci, o un calo di partecipazione, interroghiamoci, è un calo di tensione che magari ognuno vive internamente, è un problema materiale, ti ripeto, io capisco che uno possa dire un giorno mi mancano i soldi per venire, oppure, come dico, è un calo di tensione che viviamo noi, e capisco che per chi non è romano o milanese o torinese, parlo di realtà più consolidate, ma che viva a Canicattì, fare il radicale in solitudine può non essere facile, può essere gravoso, si può essere guardati strani, e quindi può essere anche più gravoso che si facciano coraggio, perché, come dire, innanzitutto deve partire da loro la propulsione e la spinta, poi non si facciano scoraggiare da noi. Io posso immaginare che posso essere sgradevole, posso essere maleducato, posso essere irritante, è una buona ragione per smettere di credere nelle cause che il Partito Radicale ritiene di portare avanti e in cui la persona che mi ritiene sgradevole, irritante, maleducato crede? Semplicemente non mi saluta. Quando passo io, volta dall'altra parte, mi ignora. C'è spazio per me, c'è spazio per lui e c'è spazio anche per non sopportarci. Però farebbe un errore a pregiudicare quello in cui crede dalla mia presenza più o meno simpatica, più o meno gradita. Insomma, voglio dire, non dobbiamo essere fratelli, basta che siamo compagni. Grazie a Walter Vecellio, ricordiamolo, Notizie Radicali, direttore di Notizie Radicali, il sito è notizieradicali.it. Sì, e poi altrimenti si può anche passare attraverso il www.radicali.it, lì compare tutta la finestra con tutti gli argomenti della galassia, e c'è anche una finestra cliccando la quale poi si va su Notizie Radicali. Cioè ci si può passare dalla porta principale oppure anche da una porta, diciamo, secondaria, e così però ti vedi anche tutte le altre porte, che può anche essere utile anche quello, non ti arricchisce, insomma. Perfetto, grazie ancora.